30. Quindi la storia. Cerchio medianico K attraverso Marco, Aleph. In un brano ricevuto da questo strumento, attraverso la scrittura automatica, la guida psichica disse che i codici possono assumere la caratteristica di chiave di lettura del cosmo, nel senso che sono i codici a dare uno spessore, aggiungiamo oggi, alla proporzione dei fotogrammi e conseguentemente al cosmo, perché il modulo, che altro non è che il riverbero sotto forma di sintesi numerica equazionale del codice karma, manifesta la proporzione di ogni singolo fotogramma esistente nella vita karmica e lata di un individuo. Questo concetto di codice come chiave di lettura è stato ultimamente ripreso quando si è parlato con la guida filosofica di chiave fotogrammica e quando si è applicato questo concetto al karma e si è parlato di chiave karmica. In effetti questi concetti hanno come punto di contatto l'esistenza dei codici e degli archetipi. La tendenza delle chiavi fotogrammiche e karmiche delle varie individualità e dei vari individui è detta tendenza archetipale. Nel primo caso, tendenza archetipale cosmica. Nel secondo caso, tendenza archetipale individuale. Ma tutti hanno una tendenza archetipale che prescinde, questo è importante notare, dalle gamme individuali, perché la natura del sentire non è la medesima di quella della consapevolezza, avendo queste due realtà diversa matrice nel quaternario. Infatti, i mondi della percezione nascono dalla coscienza universale, mentre i mondi del secondo quaternario nascono dalle forze superne, dalle forze del Tao, dalle forze del principio. Ora, queste chiavi di lettura del cosmo sono le tendenze archetipali, non solo, ma le tendenze archetipali sono quelle realtà che determinano la frequenza degli incontri della consapevolezza col sentire, ovvero, data una chiave karmica A, a questa chiave karmica corrisponderà una chiave fotogrammica A1, per la cui sussistenza retta saranno necessari incontri col sentire di numero X, i quali comporranno la tendenza archetipale, detta anche codice archetipale di un individuo, perché la frequenza degli incontri tra sentire e consapevolezza determina il codice retto o tendenza archetipale di un individuo. Questa tendenza archetipale ha riferimento nell'esperienza lata con il sorgere del discernimento, nell'esperienza parallela con la vita oggettiva nel piano astrale, nell'esperienza dell'idea con il raggiungimento della ragion pura, nell'esperienza akasica con il superamento dei principi secondi. Essa varia da individuo a individuo attraverso la frequenza numerica detta F degli incontri tra sentire e stato di coscienza acquisito nella consapevolezza dell'io che si manifesta. Ma voi direte, l'io manifesta un sentire? Sì, ma il tempo dei fotogrammi dell'io non è il medesimo dei fotogrammi del sentire, il quale però rispetta rigorosamente la tendenza archetipale che lo caratterizza e che lo limita, facendo sì che la dicotomia tra conscio ed inconscio sia tanto maggiore quanto lo è il numero degli incontri del sentire con la consapevolezza. Non solo. La consapevolezza è relativa alla tendenza archetipale, poiché ovviamente maggiori sono gli incontri col sentire, maggiore è la consapevolezza. Insomma, l'archetipo è il punto di contatto tra sentire e storia, non solo tra sentire e mondi della percezione. Quindi la storia non è una polluzione della materia dei mondi della percezione, ma una creazione dei sentire individuali, cioè data dalle tendenze archetipali individuali che si manifestano non in maniera simultanea, pur lasciando che le gamme di sentire vibrino all'unisono. Questa non simultaneità
è dovuta alla differenza della stessa tendenza archetipale retta, poi specificheremo perché retta, i cui parametri di non simultaneità sono sul piano del sentire la spiegazione dell'esistenza della non contemporaneità delle epoche e delle razze. Quindi i tempi storici sono la manifestazione delle diverse tendenze archetipali che si manifestano sotto forma di fotogrammi lati. Diciamo tendenza archetipale retta, un incontro col sentire che diviene fotogramma retto. Diciamo tendenza archetipale lata, un incontro col sentire che resta lato, e cioè che è un'esperienza vissuta solo dai veicoli inferiori che la vivono come l'estrinsecazione di un'idea diversa da quelle normali che caratterizzano la matrice umana dell'ipotetico individuo incarnato di cui trattiamo. La storia delle tendenze archetipali individuali è detta tendenza archetipale cosmica. La storia delle tendenze archetipali cosmiche è detta tendenza archetipale generale. La storia delle tendenze archetipali di tutte le individualità cosmiche che dà luogo alla tendenza archetipale generale caratterizza la natura del codice generale, ossia delle modalità che regolano l'estrinsecazione delle forze totali assolute vigenti nel Tao. Ossia, le modalità archetipali regolano l'ubicazione di un punto nel cerchio come esistente, manifestatamente o non manifestatamente, cioè come lato per l'individuo o come lato per le individualità, perché in verità l'individuo vive due punti del cerchio, vive nella manifestazione lata, perché vive il quaternario primo, vive nell'altro punto che è successivo, perché vive il quaternario secondo. L'alternarsi dei punti è dato dal succedersi delle tendenze archetipali. Dunque, le tendenze archetipali formano un asse di codici che dà l'ubicazione ai cosmi, che è detto asse archetipale generale. E qua mi taccio. Pace a voi tutti, nel nome di quello stato di coscienza chiamato Dio. Guida psichica. Abbiamo voluto riallacciarci al rapporto realtà-spirito e abbiamo voluto fare una sintesi aggiungendo molti concetti nuovi di tutto l'insegnamento ricevuto da questo cerchio partendo da un mio brano in scrittura. Lo abbiamo fatto per mostrare l'unitarietà di tutti i concetti partiti dal sistema di pensiero elaborato qui e solo basato su quello precedente. Abbiamo voluto, alla fine di questo ciclo, mostrarvi in una lezione un poco dell'unitarietà dei nuovi concetti, arricchendoli ed unendoli tra loro attraverso nuovi punti di contatto, i quali rispondono, ampliano, completano quelli esposti precedentemente. Nota 4. Lo strumento Marco è non vedente dalla nascita.